ho ottenuto il riconoscimento ufficiale dal governo australiano come artista, quello che non sono mai riuscita a ottenere in 11 anni che ballo in Italia. Ecco una valigia da accompagnare in molla e sono dinta sacca why you venite ma trovare e non si tornata più ca ma non t'ha scordata e chiavo cotte chiavo crura. L'importante è che stai buona tu stai. Qua ho conosciuto delle persone fantastiche, italiani, australiani, europei, ho conosciuto comunque altri ballerini, altre persone che condividono la mia stessa cultura, proprio mi sento integrata e penso che questa sia una cosa veramente importante. Ho avuto paura per parecchio tempo, però non è stata questa paura, questo limite a non lasciare comunque paese, anzi è stato un motivo in più che mi ha spronato per lasciare tutto e riniziare tutto da capo, anche perché non ero felice. Sono arrivata qua e posso dirvi che faccio la stessa vita, perché alla fine lavoro per un dentista, nel weekend lavoro in un ristorante, non insegno però ballo, riesco a allenarmi, sto vivendo una vita parallela. Però quella felice. E per questo devo ringraziare non so chi, l'universo, me stessa, che ho avuto il coraggio di lasciare e riniziare tutto da capo. Una vegetariana che cucina la carne, cotolette impanate. Io la pizza. Prossima volta. Sono semplicemente felice. Felice in quanto ho trovato quello che forse cercavo in tutti questi anni in Italia e che non ho mai trovato. Sono rispettata, sono gratificata sia come persona sia come artista. Premetto che io sono, mi reputo un'artista, mi reputo una ballerina. E ballo hip hop. Hip hop in realtà non è semplicemente una danza, un ballo o una moda che dura un anno e poi basta, si stoppa lì. L'hip hop di per sé è una cultura vera e propria. E all'interno di esso comunque ci sono delle discipline che vanno rispettate. Ho iniziato a ballare prestissimo, a 17 anni ho iniziato veramente a studiare questa cultura che mi ha dato tanto. E forse è stata l'unica cosa che mi ha dato qualcosa in Italia. Ho investito veramente tanto in questa cultura, sudore, soldi, perché comunque ho viaggiato parecchio per informarmi su questa cultura e non rimpiango di aver speso tutti i miei risparmi, assolutamente ne vado fiera. In Italia, nonostante io ballassi da più di 10 anni, non ero riconosciuta come artista. Non tra
i ballerini stessi, ma proprio dallo stato. Io non mi sento solo Sonia, mi sento Lil Joy. Lil Joy è il mio nome d'arte, piccola Joy. Non è solo gioia, ma riprende appunto il nome di mia mamma. Mia mamma io non l'ho mai conosciuta, quindi per portarla sempre con me ho voluto onorarla in questo modo. Quindi mi sento qualcosa di più di Sonia. I'm running laps all around you like I'm four laps. I'm headbutting everybody with my hard hat. I shine bright when I rhyme in my harvest. I might just smack you haters with my right fist. Work, 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 we work. Penso e sono sicura di aver trovato una felicità interiore, un equilibrio fantastico. Sto bene con me stessa, sto bene con la mia anima, il mio soul. Sto bene, sono felice. Non so come spiegarlo, perché lo senti e basta. This is my dream and my passion. Una valigia t'accompagna in molla e sonna d'intasacca o aiuvani te ma trovare e non si torna da chiucca ma noi non t'amma scordata. Chiavo con...